Ciao ragazzi, sono Valentina di Pokima Cuochi, ancora qui per voi. Questa volta hanno lasciato le porte aperte. Io sono entrata, sono qui sempre negli studio della TV. Questa volta vi propongo un'altra ricetta, più o meno facile come l'hummus, però dovete stare attenti a seguire bene tutti i passaggi. Infatti quest'oggi vi prepariamo insieme la maionese vegana, quindi non utilizzeremo alcun tipo di derivato animale, quindi no uova. Per preparare la maionese innanzitutto preparate il mini pimer, perché ci servirà insieme a un contenitore un po' alto, un bicchiere un po' grosso e alto. Poi preparate 130 g o millilitri di latte di soia, 260 g di olio di semi di girasole, mezzo cucchiaino di curcuma, una spezia gialla indiana che serve per dare il colore classico della maionese, un cucchiaio di aceto di mele e poi un cucchiaio di succo di limone. Ovviamente una presa di sale per dare un po' di sapidità al tutto. La cosa importante da ricordare è che se volete variare le quantità tra olio e latte di soia, dovete ricordarvi che devono stare sempre in un rapporto di 1 a 2, per cui se usate un certo quantitativo di latte di soia dovrete usarne il doppio di olio. Come fare? Mettete insieme nel vostro contenitore, prima di usare il mini pimer, tutti gli ingredienti tranne l'olio. L'olio andrà messo a filo, per cui fate molta attenzione di metterne poco alla volta e fate partire il mini pimer. Frullate bene e amalgamate bene il tutto per circa 4-5 minuti e la vostra maionese è pronta. Ora vi mostro la mia. Bene ragazzi, io non vedo già l'ora di rivedervi. Io vado perché la porta è sempre aperta. Quindi ciao, alla prossima!